Ha preso il via ufficialmente la Fiera di Santa Croce, Codigoro protagonista, siamo appunto con Alice Zanardi, sindaco di Codigoro. Allora, intanto che cosa rappresenta questa fiera per la località? Ma questa fiera è un momento importantissimo per tutta la comunità, è un momento per i bilanci dove noi raccontiamo ovviamente tutto quello che stiamo facendo per la nostra comunità, è un momento di tradizione ed è anche un momento per premiare le nostre associazioni di volontariato, quelle sportive, quelle di musica, di danza e soprattutto anche le attività che lavorano su questo territorio da tantissimi anni. E quindi anche per ricordare quelle persone che hanno fatto tantissime cose sul nostro territorio e che purtroppo non ci sono più e ci hanno lasciato. Quindi un grande legame con la comunità, un grande legame che viene premiato anche con intanto l'attività da fiera abituale e anche tanti concerti, abbiamo visto. Bellissimi concerti che partono questa sera con un esordio con Mida, un finalista del famoso talent di Maria De Filippi Amici, poi seguirà domani sera una tribute band dedicata agli U2 ed è la tribute band ufficiale, tanto che il cantante ha cantato anche con Bono Vox nell'ultimo concerto che è stato eseguito a Torino, poi una kermesse che sta facendo ballare tutta Italia, voglio tornare agli anni 90, e lunedì con Ermal Metta, che non ha bisogno sicuramente di presentazioni, e martedì chiuderemo con Silvia Mezzanotte, che anche lì penso che tutti la conoscono con i brani più famosi dei Mattia Bazzar. Emilio Casalini oggi il grande protagonista per l'inaugurazione della fiera di Codigoro, intanto benvenuto sul nostro territorio. Codigoro è un paese che evoca bellezza? Sì, perché ce l'ha dentro, fuori e fuori, a livello sia natura che di architettura, tradizioni, paese, cioè l'identità che hai su questi territori è fortissima, dai prodotti della terra a quello con cui ogni bambino che nasce in questi territori si nutre, ossia un delta del Po, una natura fortissima e che diventa un pezzo di quello che noi forse dovremmo imparare a raccontare un po' meglio, ecco. Ecco, poco fa appunto ha parlato del fatto che dobbiamo cercare noi stessi di ritrovare la bellezza, quindi meno lamentele e più cercare di rivalutare quello che abbiamo attorno a noi. Come si fa a trovare la bellezza che può essere attorno a noi anche in un contesto magari più difficile? Ti devi guardare, è come se quando noi andiamo all'estero, fuori, arriviamo davanti ai posti e diciamo ma guarda questi cosa hanno fatto, come raccontano bene con quel poco che hanno a livello naturale, architettura, storia, artigianato, qualsiasi cosa. E noi, perfetto, prendiamo quel parametro e diciamo cosa potrei fare io? E abbiamo fatto tutto quello che potevamo per raccontare questa strada, questo marciapiede, questa piazza, quel lungargine. Cosa potrei fare io? Quali sono i miei talenti? Guardiamoci dentro. Ho una passione, può diventare anche un mio lavoro o un pezzo del mio lavoro. Possiamo cominciare a essere anche avere una modularità nella professione, quindi nel nostro tempo, partendo da quello che ci piace. Sviluppiamo quello e magari è esattamente quello che quel territorio ha bisogno. Grande protagonista qui a Codigoro, Mida. Intanto Mida, benvenuto a Codigoro. Emozioni di questo concerto di questa sera? Sono sempre carico come a tutti i concerti, poi ho tutte le mie fan che sono venute a salutarmi e mi fa sempre piacere vedere, guardare gli occhi delle persone e salutarle perché è grazie a loro se faccio questo lavoro. Ecco, allora grazie a te ovviamente che ci hai emozionato ad Amici, com'è stata l'esperienza di questo talent? È un'esperienza impegnativa che ti dà tanto in cambio e ti insegna che per avere delle cose bisogna darsi, quindi positivo. Il rapporto con gli altri, con tutto lo staff, quindi con i tuoi colleghi cantanti, com'è stato? È stato come giusto che sia in una convivenza comunque di 9 mesi con alti e bassi, ma conosci tante belle persone e soprattutto tanti talenti. Competizione che ti porta a crescere comunque. Esatto, sì. Senti, che stasera cosa proporrai? Perché noi ti conosciamo per quello che abbiamo sentito in TV, hai già un repertorio che proporrai, ecco, come sarà strutturato il tuo concerto? Sì, io ho un repertorio che spesso tocca anche quello che ho fatto prima, perché comunque io già da prima avevo un percorso, però diciamo sì, la maggior parte dei brani che poi propongo sono porto comunque dei successi che sono anche successi prima del talent, però la maggior parte sono quelli incentrati sul disco uscito quest'anno, dopo il talent.